Gabriele, buonasera, bentrovati in diretta, sono le 20:45, parliamo da Castenedolo, spazio riservato a questo di solito venerdì a Messa a Fuoco, stasera invece spazio al primo appuntamento della rassegna Castenedolo Incontra per questa nuova stagione, una manifestazione culturale che ormai è diventato un punto di riferimento per la nostra provincia, primo incontro dedicato alla presentazione del libro di Aldo Cazzullo e di Fabrizio Ronconi, Peccati Immortali, il libro ovviamente è sempre un'occasione per parlare di politica, di attualità. Sala gremita anche questa sera alla sala disciplini di Castenedolo, dove è previsto anche la presenza dell'ex ministro Maria Elena Boschi, che sta girando in lungo e largo l'Italia per presentare il nuovo progetto politico Italia Viva di Matteo Renzi, e chiediamo proprio all'onorevole Boschi se si può avvicinare, così proviamo subito a strappare un pensiero sull'attualità. Buonasera onorevole. Buonasera. Partiamo dall'attualità, tutti a chiedersi sulla tenuta del governo. Tiene questo governo? Dipende da Renzi? No, dipende dal governo, nel senso che noi come Italia Viva abbiamo contribuito a farlo nascere, lo stiamo sostenendo e io mi auguro che ovviamente il governo possa andare avanti facendo però cose buone per il Paese. E abbiamo una legge di bilancio che sicuramente ha già raggiunto degli obiettivi importanti, evitare l'aumento dell'IVA per i cittadini italiani, mettere più risorse per la famiglia, prorogare Industria 4.0 rifinanziandola. Ci sono delle cose ancora da migliorare, abbiamo ovviamente alcune settimane in Parlamento per farlo. Noi come Italia Viva abbiamo chiesto di cancellare le tasse sullo zucchero, per così dire, le bevande zuccherate, sulla plastica, e evitare che vadano penalizzati quei lavoratori che usano auto aziendali. Tra le proposte principali poi ovviamente molto altro. Tutti hanno fatto un cerchietto rosso attorno alla data delle elezioni a gennaio in Emilia Romagna, lì si dice si deciderà il futuro del governo. No, lì si deciderà il futuro del governo dell'Emilia Romagna, nel senso che sicuramente sono elezioni molto importanti perché l'Emilia Romagna rappresenta anche un pezzo importante dell'economia del paese, è una terra molto popolosa, quindi sicuramente è una sfida elettorale importante. Noi sosteniamo convintamente Stefano Bonaccini nella sua corsa per la regione, ma i cittadini dell'Emilia Romagna scelgono il presidente della regione, non è un voto sul governo nazionale. Per quello dovremo aspettare le politiche e io mi auguro che la legislatura vada avanti fino al 2023. È una corsa contro Salvini? Io non credo che premi fare soltanto una battaglia politica contro qualcuno. Ovviamente credo di essere al di sopra di ogni sospetto, sono sempre stata dalla parte opposta di Salvini, continuo ad esserlo e anzi ci siamo anche confrontati molto aspramente, a cominciare dalla mozione di sfiducia verso Salvini quando era ancora al governo che presentammo. Però io credo che la politica si debba fare per proporre qualcosa, per costruire qualcosa nell'interesse dei cittadini, non solo contro qualcuno. E le nostre proposte sono quelle di cercare intanto di far pagare meno tasse perché se ne pagano già tante, di fare un piano shock come abbiamo detto a Torino la settimana scorsa come Italia Viva, sbloccare 120 miliardi di opere pubbliche già stanziati che però per l'eccesso di burocrazia sono fermi, che possono diventare cantieri, posti di lavoro, maggiori infrastrutture, quindi migliori servizi anche per i cittadini, mettere in sicurezza il territorio. Abbiamo visto anche in questi giorni purtroppo quanto ci sia bisogno di combattere contro il dissesto idrogeologico. Aiutare le famiglie. Sì, a Brescia è stato detto no ai fondi per l'emergenza, dopo quanto è successo quest'estate, c'è stata delusione da parte degli amministratori locali. Beh, sicuramente comprendo anche l'esigenza di avere in qualche modo un supporto e un sostegno. Io credo che sia importante stare accanto ovviamente ai nostri amministratori locali, però quando arrivi a dover dare un sostegno di questo tipo vuol dire che purtroppo abbiamo già fallito in alcuni casi un'opera di prevenzione che comunque è importante, che dobbiamo cercare di portare avanti. E ripeto, io mi auguro che questo governo possa dare delle risposte concrete. C'è molto da fare su temi che a me stanno molto a cuore, che la scadenza imminente, o meglio la ricorrenza purtroppo imminente del 25 novembre e anche i fatti tragici di cronaca di questi giorni ci ricordano. Dobbiamo mettere più risorse per combattere contro la violenza sulle donne, dobbiamo mettere più risorse per consentire alle donne che vogliono lavorare di poter lavorare senza rinunciare a una famiglia. Ecco, su questo Italia Viva è impegnata, siamo il primo partito con metà donne e metà uomini in ruoli di responsabilità, ma vogliamo soprattutto caratterizzarci per le politiche, per le donne, per le famiglie. Grazie, grazie. Grazie
grazie all'onorevole Marilena Boschi, dunque qui a Castagnedo per la presentazione del libro Peccati Immortali. Vediamo se riusciamo in diretta ad avvicinare i due autori, vale a dire Aldo Cazzullo e Fabrizio Roncone. Vediamo, facciamo così, mi inserisco io nel dibattito, vi chiedo, siamo in diretta, mi sono inserito nel dibattito, li facciamo girare di qua, anzi ci spostiamo di là, è bello brutto della diretta, così una battuta prima di cominciare. Peccati Immortali, che libro è? Ma intanto un saluto a Castagnedolo, a Brescia, a tutti gli amici bresciani, una volta all'anno si va su Teletutto e si racconta un nuovo libro. È un libro che racconta ai bresciani che lavorano, che pagano le tasse, che si danno da fare, cosa succede a Roma, nella capitale del nostro paese. Cose non sempre commendevoli, poi Fabrizio che è romano le racconterà meglio di me, ma io vivo a Roma da 21 anni. Ci sono cose che sul Corriere della Sera non possiamo scrivere, non perché ci censurino, ma perché non abbiamo le prove, e allora bisogna arrivarci con la fantasia, e a volte con la fantasia si arriva a scrivere cose più vere del vero. Noi nel libro anticipiamo la caduta di Salvini, la nascita del governo PD 5 Stelle, la nascita del partito di Renzi, stasera autorevolmente rappresentato da Marilena Boschi, anche cose più piccole se vuoi, tipo Florenzi che lascia la fascia da capitano della Roma, la Borgonzone che diventa presidente dell'Emilia Romagna, poi vediamo se ci siamo sbagliati, poi immaginiamo che Renzi e Salvini votino insieme per far cadere il governo, insomma altre cose. Però non è un libro di politica, è un giallo, un romanzo giallo, l'investigatore sono un agente dei servizi segreti e una suora, si muore, si piange, si ride, ci si diverte e lo affidiamo ovviamente ai lettori. A proposito di giallo, la domanda che tutti si fanno è: chi ucciderà il Conte Bis? No, su questo non ci siamo spinti. Abbiamo fatto delle previsioni e ci abbiamo abbastanza preso. E proprio per questo io credo che la lettura di questo libro, di questo romanzo giallo, che speriamo sia una lettura divertente per tutti i lettori, in realtà poi lasci alle lettrici e ai lettori qualche strumento in più per capire le dinamiche a volte inspiegabili della politica italiana. Noi speriamo che, chiusa l'ultima pagina, le lettrici e i lettori sappiano interpretare meglio quelli che sono a volte accadimenti del tutto inspiegabili, e ce ne sono alcuni che sono tuttora in corso a Roma, città odiata e città amata, ma con la quale dobbiamo fare i conti tutti, perché tutto parte e comincia a Roma. Grazie dunque a Fabrizio Roncone e Aldo Cazzullo, adesso pubblicità e poi spazio ovviamente alla sala disciplini per questo nuovo appuntamento con Castagnedo in Incontro. A tutti, ben ritrovati anche a nome del presidente dell'Associazione Culturale Aldo Moro, Mino Martinazzoli, Giovan Battista Groli, di tutti gli associati, porgo un caloroso benvenuto a tutti voi e a tutti i telespettatori di Teletutto che ci stanno seguendo in diretta. Quello di stasera è il penultimo appuntamento nella rassegna Castagnedolo Incontra e siamo lieti di vedervi come sempre molto numerosi. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti, a cominciare dal giornalista scrittore del Corriere della Sera e inviato al Corriere della Sera Aldo Cazzullo, autore con il collega Fabrizio Roncone del libro Peccati Immortali. Intanto ricordiamo che Aldo Cazzullo torna a Castagnedolo questa sera per l'11° anno consecutivo dopo le precedenti presentazioni dei suoi libri, sono veramente tanti, li ricordo, Outlet Italia nel 2008, L'Italia dei Noaltri nel 2010, Viva l'Italia nel 2011, il suo primo romanzo, La mia anima, ecco, benvenuto, buonasera. Stavo ricordando, Aldo, i tuoi libri, il suo primo romanzo, La mia anima ovunque tu sia, nel 2012, L'Italia si è ridesta nel 2013, La guerra dei nostri nonni nel 2014, Possa il mio sangue servire uomini e donne della resistenza nel 2015, Le donne erediteranno la terra nel 2016, Metti via quel cellulare nel 2017 e Giuro che non avrò più fame nel 2018. Benvenuto. E benvenuto, salutiamo, lasciamo salutare
No, dicevo, incredibile come non vi siete ancora stufati di me, dei miei libri, e vi ringrazio veramente tanto di questo. Quest'anno, per diversificare un po', c'è un coautore di grande prestigio come Fabrizio Roncone e c'è un romanzo giallo di cui poi vi racconterò qualcosa. Prego. E salutiamo appunto e ringraziamo l'appena citato Aldo Cazzullo, Fabrizio Roncone, inviato speciale del Corriere della Sera, coautore con Aldo Cazzullo del libro Peccati Immortali. Benvenuto. Un esordio per Fabrizio Roncone alla rassegna Castanedo lo incontra. Ricordo che nel 2016 per Rizzoli ha pubblicato il noir La paura ti trova. E bentornata ed un cordiale benvenuto dopo le gradite partecipazioni degli ultimi anni a Castanedo lo incontra, anche ad eventi nella nostra provincia, all'onorevole Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva. Alla Camera dei Deputati, alla quale va un sentito ringraziamento per la sua amicizia, vicinanza e costante disponibilità. Benvenuta. E salutiamo calorosamente qui a fianco a me un altro amico della rassegna, Marco Follini, benvenuto. Che torna dopo le precedenti e numerose partecipazioni anche presentazioni dei suoi libri qui a Castanedolo. Elogio della pazienza perché la lentezza fa bene alla democrazia. Io voto Shakespeare, noia politica e noia della politica, e nella prossima primavera sarà proprio ospite a Castanedolo incontra per presentare il libro uscito nei giorni scorsi, Democrazia Cristiana. Benvenuto ancora Marco Follini. E un particolare ringraziamento, un bentornato, sempre gradito ospite delle nostre serate, il professor Paolo Corsini. Benvenuto. Ricordavo in apertura di questa presentazione che questa serata è la penultima per il 2019 della rassegna Castanedo lo incontra. L'ultimo incontro di quest'anno è in programma venerdì 13 dicembre alle 20.45 per la presentazione del libro del giornalista ed editorialista del Corriere della Sera Antonio Polito, Il muro che cadde due volte. L'incontro invece che era in programma venerdì 8 novembre e che è stato rinviato per gli impegni istituzionali del Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli si svolgerà venerdì 17 gennaio e con il Ministro Patuanelli interverranno il giornalista economico Oscar Giannino e il Presidente di Confindustria Marco Bonometti. E ringraziamo, salutiamo per la partecipazione il Presidente della Camera di Commercio di Brescia, Giuseppe Ambrosi, e il comandante dell'aerobase di Ghedi, Roberto Del Vecchio. Le autorità presenti, sindaci, consiglieri comunali, gli assessori. Vi ricordo che nel corso della serata alcuni brani del libro Peccati Immortali saranno letti da Luca Bassi Andreasi. E ora lascio la parola a Aldo Cazzullo. Buona serata a tutti. Grazie mille, buonasera a tutti di nuovo, grazie a Giambattista Groli, grazie agli amici di Teletutto, grazie a Castanedolo. E vi dico in 40 secondi com'è la trama del libro. Il libro è un romanzo giallo dopo tanti saggi perché ci sono delle cose che non si possono scrivere in un saggio o che con Fabrizio Roncone non possiamo scrivere su Corriere della Sera. Non perché ci censurino, ma perché non abbiamo le prove. Noi sappiamo che avvengono, ma non possiamo scriverlo su un giornale, dobbiamo scriverlo in un romanzo giallo. E a volte con la fantasia si arriva abbastanza vicini al vero. Il libro è ambientato tra qualche anno, ma nel frattempo alcune delle cose che abbiamo previsto sono già successe. La caduta di Salvini, la nascita del governo PD 5 Stelle, la nascita del partito di Renzi, anche se abbiamo sbagliato il nome del partito, che è abbastanza grave per due professionisti come noi. E allora, la scena si apre in Vaticano. Un cardinale muore in circostanze scabrose. Addosso gli trovano un telefonino. Lo trova la suora, Suor Remedios, che si occupa di lui. Nel telefonino c'è una foto compromettente del cardinale con un ministro del Popolo dell'Onestà. Questa foto può far cadere sia il Papa sia il Presidente del Consiglio. Il telefonino viene rubato, lo cercano il cardinale, amico del Papa,
un cardinale cattivissimo, nemico del Papa, lo cercano il ministro della foto, che vuole recuperare il telefonino, farlo sparire, ma lo cerca anche il ministro suo rivale del Popolo dell'Onestà, che invece vuole usare la foto contro di lui, e ognuno di costoro ha un agente dei servizi segreti che lavora per lui ed è disposto anche ad uccidere pur di recuperare quel telefonino. E uno degli agenti che cerca il telefonino, il protagonista, Leone De Castro, ex agente dei servizi, antiquario, detto Gricia per la sua passione per la pasta, la gricia, piatto della tradizione romanesca, indaga insieme con la suora colombiana, che è astuta come un serpente a sonagli e candida come una colomba, suor Remedios. E questo è l'inizio, la prima pagina del libro, che affido, come di consueto, alla voce di Luca, che migliora, come ogni anno, le nostre pagine. Essere immortali è facilissimo. Tutti gli animali ci riescono. Tutti, tranne l'uomo. L'unico che sa che deve morire. Il cardinale Michelangelo Aldovrandi amava compiacersi dei propri pensieri davanti allo specchio dopo la messa, mentre si cambiava per andare a donne. E magari fossero state solo donne. Celebrare messa gli era sempre piaciuto. Celebrarla, non dirla. Le omelie lo annoiavano. Per essere bravo, era bravo. Sapeva far piangere, ridere, pensare e spaventare se veniva. Ma l'essenza della messa è il gesto, il paramento, la schiena rivolta ai fedeli inginocchiati. Meglio ancora le fedeli, che adoravano quel principe della Chiesa alto, potente, sprezzante, con l'espressione di chi non ha mai passato una notte in un divano letto. I vescovi comunisti, che al concilio avevano girato il celebrante verso la folla, spalle a Dio, non avevano capito niente. Uno dei motti con cui il cardinale amava scandalizzare le anime buone era che i poveri hanno rotto i coglioni. Nonostante questo, Michelangelo Aldovrandi era l'unico, tra i capi del fronte conservatore della Chiesa, che fosse riuscito a entrare nelle grazie del Papa. Discendeva da una delle famiglie più ricche di Roma e l'unica dissipazione cui si era dedicato era quella morale. Ogni sera, prima di uscire, gettava uno sguardo all'originale della deposizione di Caravaggio, quella in cui Michelangelo Merisi aveva dato a Nicodemo il volto di Michelangelo Buonarroti. I Michelangelo, insomma, erano due, con Aldovrandi tre. Ogni volta il cardinale rivolgeva un pensiero condiscendente ai trafelati visitatori dei musei vaticani che in tutto quel casino non si sarebbero mai accorti di ammirare una copia. Poi annusava con voluttà il grammo di proteine che la glume rulofenefrite, seguita e arginata dai migliori specialisti al mondo, lasciava filtrare nelle sue urine ogni giorno. Quindi convocava Remedios con un grido di richiamo. Sorella Remedios era la ragazza più pura che avesse mai incontrato e al cardinale la purezza provocava un brivido di perversione. Ogni volta ricordava Remedios con tono di rimprovero che non gliel'aveva mai data. Vedeva il rossore degli inizi mutarsi in fastidio, diceva a se stesso che talora esagerava, ma esagerare era il vero lusso che si era preso nella vita. Remedios lo aiutava a cambiarsi. Il cardinale indossò abiti borghesi, omaggio personale dello stilista di Milano, suo storico amico, e uscì alla consueta, generosa ricerca di piacere. Dice che tocca a me, provo a tornare sulle tracce di un libro che abbiamo presentato insieme a Roma qualche tempo fa. Questo libro si può prendere da due parti. Una è la fantasia. Di fantasia ce n'è molta. È un po' la versione letteraria dei film di Sorrentino. Ricalca alcuni degli argomenti di Sorrentino, c'è Young Pope, c'è il divo, c'è soprattutto la grande bellezza, questa descrizione di una Roma vissuta con una certa ansia,
e rappresentata non proprio nei colori pastello che si vorrebbero. E poi c'è invece la realtà, cioè i temi politici che sono sottintesi, che vengono qui affrontati così con leggerezza e con divertimento, soprattutto con divertimento dei lettori, perché è un libro molto piacevole, molto accattivante, ma tra le righe di quelle pagine, nascosto nelle pieghe del divertimento, c'è anche qualche problema politico più serio. Ora, una di questi è la soluzione del mistero Salvini, perché tutta la comunità politica italiana si è interrogata per giorni e giorni sulle ragioni per cui un certo giorno Salvini ha deciso di interrompere la collaborazione di governo quando tutto sembrava andare nella sua direzione, e sono fioccati commenti salaci, editoriali che grondavano preoccupazione a significare come Salvini avesse imboccato la strada sbagliata. Più semplicemente aveva letto in anteprima le bozze del libro, e nel libro era detto che Salvini era l'ex ministro degli interni, peraltro gli si profetizzavano in prospettiva grandi successi, ha capito che forse la strada era questa. E non vorrei che Cazzullo e Roncone gli avessero dato il suggerimento giusto, non essendo proprio, diciamo, tra i tifosi più impegnati a sostegno di Salvini. Anche questa, se vogliamo, una battuta. Però dentro la parte ludica, dentro la parte fantasiosa di questo romanzo, ci sono alcuni quesiti politici molto seri. Diciamo, io li voglio affrontare a volo d'uccello, ma cercando di cogliere i sottintesi che attraversano questo libro. Primo sottinteso è il rapporto tra lo Stato e la Chiesa, il rapporto tra l'autonomia della politica e la dimensione spirituale e religiosa. Il libro comincia con una scena abbastanza raccapricciante di un cardinale che muore in malo modo durante un'orgia a cui partecipa anche un ministro di questi nuovi con un tatuaggio. Adesso ministri con i tatuaggi non credo che ne abbiamo mai visti, ma sarebbe un'innovazione, diciamo, prima o poi ce lo dobbiamo aspettare. E questo fa riflettere un attimo sul tema di quanto la politica più profana e la religione più ufficiale possano convivere. È l'argomento che abbiamo sentito squadernare un certo numero di volte a proposito del rosario che viene baciato, delle citazioni dei santi e delle madonne che ricorrono nei comizi, delle preghiere con cui si dà inizio a riunioni politiche. Tutte cose che a uno come me, che diciamo, vengo invitato qui un po' perché sono raccomandato da Groli e un po' perché sono anziano, fa venire in mente come era prima, e mi viene da dire che prima forse c'era su questi temi una maggiore capacità di separare il sacro e il profano. E quindi io distinto quando vedo cardinali e politici affratellati in questo modo assai poco religioso, mi viene da rimpiangere il tempo di prima in cui una linea di separazione era tracciata. E nel fare questo però mi è venuto in mente la storia di un democristiano importante che poi ha fatto molta carriera, di quelli che non avrebbero mai, diciamo, evocato il Vangelo in un comizio, ma aveva la seguente tecnica, non vi dico il nome, andava nei paesini durante la campagna elettorale a incontrare il segretario della sezione che provvedeva a un luogo in cui potesse esserci un'assemblea, un comizio, un raduno, e però diceva: no, io prima di parlare di politica debbo raccogliermi in preghiera, dov'è la cappella? E allora il segretario di sezione lo portava in chiesa, e lo lasciava pregare, immancabilmente usciva dalla chiesa, estraeva dalla tasca il fazzoletto e per detergersi il sudore, ma insieme al fazzoletto spuntava il rosario. Siccome però questa cosa avveniva in ognuno dei paesi, a un certo punto si è sparsa la voce, e quindi questo episodio fa capire che
una volta presa la strada della commistione tra il sacro e il profano, di lì si rischia di andare avanti, non si capisce bene fino a quale punto, ma il punto, se diciamo diamo per vera anche quest'altra profezia di Cazzullo e di Roncone, rischia di essere un punto piuttosto insidioso. Quindi l'invito a tenere distinte le due sfere credo che abbia qualche significato anche oggi. La seconda questione che pone seriamente il libro è quella degli americani. Ora, in un libro molto divertente, anche con qualche frivolezza, c'è un'affermazione che sembra da saggio storico. A un certo punto Cazzullo e Roncone scrivono: chi si mette contro gli americani si rovina, e fanno un elenco anche piuttosto ampio delle rovine del Novecento italiano. Cominciano da Mussolini e poi proseguono con Moro e poi Craxi e poi si fermano, ma immagino che potrebbero andare avanti su questa strada. E questo fa domandare seriamente se questo sospetto che dietro la caduta di tanti degli dei che hanno abitato nell'Olimpo della politica italiana ci sia una mano americana e fin dove quella mano possa arrivare. Io su questo mi sono interrogato tante volte, perché sono rimasto colpito, essendo, diciamo, assieme a Groli condivido un'antica fede morotea, io rimasi colpito dall'episodio di Moro a colloquio con Kissinger, perché quell'episodio racconta un mondo. Moro era ministro degli esteri, Kissinger era segretario di Stato e quindi ministro degli esteri americano, si incontrano un pomeriggio, l'incontro, non avevano simpatia l'uno per l'altro, l'incontro è, come si dice nei linguaggi diplomatici, franco e cordiale, quindi non proprio una celebrazione di armonia, ma Moro ne esce così sconvolto che quel pomeriggio ha un malore, interrompe la visita di Stato e rientra in Italia prima di quando era previsto, e sul volo di ritorno ai suoi collaboratori dice: spargete la voce che io mi sto per ritirare dall'attività politica. Tanto era stato intimidito, e però quanto può essere intimidito un leader politico in un colloquio alla presenza degli interpreti con un ministro di un governo peraltro alleato? Quindi evidentemente questa suggestione, questa intimidazione può essere stata in certi tratti molto molto pesante, ma fin dove arriva? Si può condividere l'idea che i leader italiani che